andiamo allora a, invece a tematizzare un po' le nostre cose con semplicità, no? Come forse sappiamo fare. Allora, non so da dove partire, ho fatto un appunto ma l'ho perso, è rimasto dalla parte, però non c'è il problema. Allora io partirei, vabbè, intanto vi faccio vedere una cosa, così, en passant. Vedete le bucce di mele. Quando siete sicuri che le mele non sono avvelenate da qualche antiparassitario, insetticida vario, voi mangiatevi l'interno e lasciate la buccia, che è altrettanto preziosa e utile quanto la polpa, per alcuni aspetti se non di più. Perché? C'è l'acido ursolico qua dentro. Meno male che quando c'è qualcuno che... Se non dici che è l'acido ursolico, l'acido ursolico c'è e fa molto bene. Qui non c'è una persona sovrappeso, però fate una ricorda. Oh, non solo, viene utilizzato moltissimo in cosmetica. Moltissimo in cosmetica. Poi parlare delle mele introduce il discorso del cibo che è utile, nel senso noi non mangiamo più solo per il gusto di mangiare, alcune volte sì, ma no, non lo dovremmo fare sempre, nel senso che come dire, quello che diceva Anello prima, fa che il cibo sia la tua medicina sia il cibo, comincia a diventare una nostra realtà di tutti, ok? E che c'è una relazione tra cibo e salute, noi questo lo sappiamo tutti, ok? Anche dalla tradizione popolare. Ditemi un proverbio tra legame cibo e salute. Una mela al giorno toglie il medico di torno, è il più facile, ce ne stanno altri, ma questo è quello che sappiamo, ecco perché abbiamo avuto direttamente dalle mele, e questo ci richiama a tutta una serie di cose. Ma allora dice, questa qui è scienza o credenza, e lì nel 1982, se non vado errato, è stato fatto il primo studio epidemiologico mondiale in cui hanno cercato di capire perché certe zone del mondo, in certe zone del mondo c'erano meno casi di certi tipi di tumori, che erano il tumore al seno piuttosto che il tumore alla prostata, i tumori che sono estrogeno dipendenti, ok? Quindi uno dice, perché in quelle zone? Le due zone erano il Nord Europa e l'Estremo Oriente. Allora dice, vabbè, può essere un fatto ambientale, no? Nord Europa e Estremo Oriente molto diverso, clima, cosa. Sicuro non fatto di razza, i samurai sono diversi dai vichinghi, proprio diversi. Allora si è andato alla ricerca di qualche altro e si è cominciato ad indagare per esempio nel cibo. E lì si è trovato che queste due comunità sono associate dall'utilizzo forte della soia. Loro utilizzano molto nei paesi scandinavi, così come nell'Estremo Oriente, utilizzano molto la soia. La soia, allora andando a vedere cosa c'è nella soia, si è trovato che nella soia c'è una sostanza, delle sostanze, una in particolare, si chiama ginesteina, che ha una forma che è molto diversa dall'estrogeno femminile che è l'estradiolo, ma ha la capacità di andarsi a legare esattamente negli stessi posti dove si va a legare l'estrogeno e attivare gli stessi meccanismi. Per cui i tumori femminili, il tumore al seno principalmente, che si hanno in carenza di estrogeno, venivano supportati dal fatto che questo qui dava una sostanza che lo simulava, tant'è vero che questi si chiamano fitoestrogeni, ok? E il periodo della donna un po' particolare, che è quello della menopausa, che dà dei problemi di le vampate di calore, la secchezza delle mucose, i capelli che cadono, insomma non è così tragico, ma voglio dire, sono tutti piccoli segni. Normalmente viene affrontato attraverso l'utilizzazione di integratori alimentari a base di soia. Se andate in farmacia a prendere delle pillolette che danno proprio in questi casi segnate dai ginecologi, sono a base di soia. Ora cosa succede? Che questo implica una cosa di cui abbiamo accennato poc'anzi, cioè un conto è l'utilizzazione costante che serve a livello preventivo, che serve per dare, come dire, una forma di accumulo per l'organismo di certe sostanze. Un conto invece è l'azione forte, è l'azione
quando c'è un problema. Allora lì la differenza sta nella dose. Io non posso più utilizzare il cibo come fonte di ginesteina, devo utilizzare la compressa dove la quantità di ginesteina è come se mi mangiassi 10 kg di miani, ok? Lo stesso discorso fra cose che, di cui vedremo, che diventano cibi, per esempio, dicevamo prima, anticancro, ok? Ma non è che se uno dice ho il cancro mi mangio cavolo, per dire, no? Quello lo si può fare a livello preventivo, oppure capire che proprio da lì può venire fuori delle situazioni che hanno in essere tutta una serie di, come dire, di sostanze che possono esserci utili. Perfetto. Allora tu io la scaletta non penso, però la recuperiamo nel dialogo. Scusa Nella, a proposito della mela, consumare la mela con tutta la buccia ha lo stesso principio? È meglio, se sono sicuri che la mela non è inquinata. Sì. È meglio mangiare con tutta la buccia, è meglio, molto meglio. Allora, a questo punto tu hai pronunciato una parola che fa paura, il cancro. E allora facciamo questa particolare tematica sul cancro. Perché il cancro fa paura se noi ne abbiamo solo paura. E se noi cominciassimo a vedere le statistiche e le previsioni anche di quello che succederà a livello di proiezioni, fra un ventennio, io non sono bravo in statistiche, non l'ho mai fatto, ma pare che parliamo di una crescita esponenziale, parliamo di moltissime malattie di cancro e noi siamo tra quelli che possiamo incorrere perché siamo la generazione di mezzo, siamo qua ai 50-70 anni. Pensate ai nostri figli se cresceranno in modo esponenziale, se non si inverte una rotta, se non si va verso il recupero del genuino, del sano, del mangiare sano, eccetera. Visto che i fattori ambientali sono sicuramente negativi, lo saranno fino a quando non si prenderanno provvedimenti sulla plastica, sui carburanti, sulle centrali a carbone, se non si ridurranno appunto anche le emissioni, no? Sostanze nocive nell'aria. Allora, semplifichiamo, tornando al nostro semplice, no, del nostro ragionamento. Allora, io dico molto di quello poco che so ad una lettura che feci prima di iniziare questa avventura qui, quando incominciavo a interessarmi un po' di questi argomenti sull'alimentazione. Ero a Milano, volevo mangiare bene, sapere cosa faceva bene, e trovai su una bancarella, o una libreria, non meglio, un libro scritto da un medico francese che si chiamava Jean Valmet, ricordate, curarsi con i ortaggi, con i cereali, i legumi e i cereali. La cosa mi ha incuriosito, me l'ho comprato, e in fondo è il fondatore vero della fitoterapia, è lui che ha iniziato. Allora, metteva al primo posto, se noi andiamo a vedere John Barnett, l'alcol, il primo farmaco è l'alcol, poi c'è la cipolla, il cavolo verza, il cavolo dolce. Già lo dava come pianta antitumorale. Certo, non curiamo un tumore col cavolo, un tumore. Però attenzione! Come pure complementare, come se noi ci curiamo. Cominciamo a pensare a come poter realizzare delle nuove terapie. Sì, oppure è chiaro. Allora, ad un certo punto il mio grande maestro, che si chiama Silvio Paragò, un giorno mi fece la testa così: Nello, tu devi comprarti un libro, te lo devi studiare bene. A parte quello di madre di Santa Hildegarde, no? Là su Santa Hildegarde c'è il discorso sul farro. Usato il farro come medicina. Perché? In parole spicciole. Perché il farro, come la mela, è lenta digestione. Quindi impegnava di meno il pancreas nel dover produrre insulina per demolire gli zuccheri. E quindi mangiamo farro, se nel pane c'è il farro, se cominciamo a pensare a questa parola, a dire compriamo la farina di farro.
Poi mi disse, tu devi leggerti invece, oltre a Santa Hildegarda, ti devi leggere un libro scritto da un medico che si chiama Schwarz, Schreiber, dottor Schreiber. Servant Schreiber, anticancro. E io mentalmente vado e me lo compro. E questo era un medico, era un neuroscienziato, mentre che faceva, mi mancava una casa un giorno, ha detto mi metto io nel macchinario così vi fate. E i colleghi rimasero basiti, tremolanti, e dice, ma, lui dice, ma che è successo? Si è accorto che c'era qualcosa di anomalo. E dice, perché c'è un tumore al cervello. Un tumore che gli dava 7 mesi di vita, quella tipologia di tumore. E lui non si è perso l'animo, ha trovato la forza di studiare le terapie complementari, andando a vedere bene nel discorso dell'alimentazione. È campato quasi 20 anni, 18 anni per l'esattezza, e ha scritto un libro che è di una bellezza, che non sembra un libro scritto da uno che sapeva di dover morire di cancro. E ci sono anche gli aspetti delle relazioni, perché all'inizio è stato molto sostenuto da una compagna, ha trovato incredibilmente una donna che se ne è innamorata, hanno fatto anche un figlio, quindi questa relazione lo ha aiutato molto nella cura. Poi per chi è mamma e papà, questo lo sa, i figli a volte fanno, la mamma si occupa molto più del figlio che del marito. Lui perse quelle cure, perse quelle attenzioni. E ciò forse non facilitò la sua esistenza, anzi la ricascò in quella situazione anche psicologica di non essere guardato, di non essere amato, di non essere visto, di non essere creduto, di non essere tante cose. E allora c'è anche questo aspetto qui che lo descrive bene, ma con semplicità. È come leggere I Miserabili, è come leggere I Miserabili. Io non so le ferite delle ferite di Rodin, ma l'idiota di Dostoevskij. Dostoevskij perché è bello? È un libro scritto da un epilettico, è una delle più memorabili diciamo, produzioni letterarie mondiali, no? L'idiota di Dostoevskij. Dostoevskij è stato uno dei grandi. E non sembra, lui parla delle sue crisi, del suo essere epilettico. E questo parla del suo cancro come parlare di una cosa di cui si può parlare. E forse noi se riconosciamo il male possiamo trovare il modo di affrontarlo, no? Non impaurendoci, oppure dice no, siamo spacciati, siamo morti. Se noi diciamo siamo morti, il fisico, il corpo se ne accorge e moriamo veramente. Ok? Allora, qui il dottor Schreiber fa l'elenco, fa la graduatoria dei cibi in ordine all'anticancro, per tanti cancri diversi. Andiamo a vedere che al primo posto c'è sempre l'aglio. C'è sempre l'aglio. Noi l'aglio non lo mangiamo ma poco, perché poi noi vogliamo essere profumati, non essere gradevoli, non rendendoci conto che in realtà un bacetto o un abbraccio o qualcosa d'altro che è anche di più appetitoso, non è che ce lo impedisce l'aglio. Non è che ce lo impedisce l'aglio, ce lo impedisce perché non sappiamo amare, perché amare è un'arte, ma è un'arte in cui però ci deve essere l'incontro tra due anime, tra due occhi, tra due mani, tra due sangue, tra due pelli, eccetera. Nello, nel Salento esiste, soprattutto per un aglio che stiamo coltivando, che ha tutte le proprietà ma non lascia il tattile. Ah, beh. Quindi ci possiamo baciare. Ci possiamo baciare. Io credo che se ne porterò un po' di spicchi così tu potrai piantare. Se c'è la pelle, non c'è bisogno, si può anche puzzare come una capra. È che spesso manca la pelle. Manca la pelle. Allora, la verza, i broccoli, questo qua. Questa è una roba che dovremmo abbracciarla, perché ci sono in tutte le crucifere, soprattutto in quelle selvatiche, le monci che le vedremo dopo, no? Ci sono, oltre alle cose buone, ci sono anche i sulforafani, che sono sostanze che sono meravigliose, soprattutto per l'intestino. Il stedano,
Noi per un attimo se ritrovo se la trovo con facilità questa cosa, così poi il professore Stati vi parlerà dei tumori, che su cosa sono e come si, e come questi principi attivi o questi fito complessi rimane sempre metabolico, che cosa vanno a, su dove vanno a incidere, che cosa dove vanno a parare, perché curano, prevengono o guariscono. Vediamo se provo. Aglio, porri, caolini di Bruxelles, è un po' difficile trovarli, però se uno sa che sono al terzo posto, già li consuma qualche volta in più all'anno, li consuma per la prima volta. Barbabietola, cavolo cappuccio, broccoli, cavolfiore, spinaci, verde, cipolla, fagiolini verdi, cavolo rosso, asparagi, sedano, rapa, venduccia, zucca, peperoncini, cetrioli, pomodoro, cicoria, finocchio, carota, patate, miglia, e poi man mano scende, poi man mano scende. Grosso modo anche quella della prostata, ma si assomigliano, sono quasi uguali, c'è qualche piccola variazione tra un tumore e l'altro. Certamente, per quel poco che io sono riuscito a immagazzinare nella mia piccola testa su perché si formi con un cancro, lo dico a me, e che comunque un cancro nasce da uno stato infiammatorio, che se per un cancro solare qualche si sbatte dentro il nostro corpo. Il più comune che conosciamo, che forse è uno dei maggiori, è quello al colon, perché là influisce molto in cibo. Le farine proprio raffinate, quando parliamo di farina parliamo di dolce, di pane, di pasta. Parliamo di una qualche cosa che noi usiamo abbondantemente, tutti i giorni. E allora, questa situazione, che peraltro poi si lega anche alle fibre che mancano, a tutto quello che non passa nell'intestino, ci dovrebbe passare, soprattutto le piante alle mucci, che no, le inuline, ovviamente i fossi, i saccaridi, il microbiota quasi sempre, soprattutto per responsabilità degli antibiotici o altri farmaci antinfiammatori o altro, vengono uccisi. Antibiotico vuol dire antibio, antivita, morte alla vita. Allora, l'antibiotico fa un bel lavoro, talvolta lo dobbiamo prendere, raramente io lo assumo, ma proprio raramente, adesso è una roba che mi è sfuggita di mano.